Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati, qualcuno di voi potrebbe anche dire finalmente, su Borderlands 2. Allora, vi ricordate qualche mese fa avevo fatto quella settimana in cui sono usciti i video speciali per decidere una volta finito Rogue Legacy cosa sarebbe uscito? Bene, fino alla fine sono stato indeciso se far uscire Dragon Age o Borderlands 2, ma dato che nel mio canale ci sono già abbastanza titoli ragionati, calmi, tattici, un gioco cazzaro me lo permettete? Due con South Park. E dai. Quindi, Borderlands 2 comunque avevo visto che vi è piaciuto. Cioè, Dragon Age e Borderlands erano molto lì lì. E ovviamente magari Dragon Age lo farò comunque più in là. E riprendiamo col nostro Mazinga Zetto cecchino. Bene, 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 bene. Ho deciso che metterò la webcam a questa serie semplicemente perché, come South Park, è un gameplay più cazzaro, e con i gameplay più cazzari diciamo che può essere anche carino vedere la reazione, la mia reazione visiva rispetto al titolo. Ovviamente con i titoli più ragionati no, perché sarei sempre così, quindi no. Allora, dove siamo? Dove siamo? Siamo così lontani? Dobbiamo tornare indietro. Ok. Ok. Ok, ragazzi, metto un attimo in pausa per vedere di risolvere questi piccoli problemi di lag. Ok. Allora, dovrei aver risolto la maggior parte dei problemi. Infatti, mi sembra decisamente più fluido. Allora. Che culo. Abbiamo trovato subito una personalizzazione per la camionetta dei banditi, che è un veicolo che andremo a sbloccare. E dato che abbiamo cominciato la serie, direi proprio di sentire le memorie di Zero. Sì, lo so, lo so, lo so. Adesso sentiamo cosa dicono. Questo siamo noi, parliamo ovviamente. L'omicidio sarà vendicato. Io sarò pagato. Per l'amor di Dio, che vuoi? Dimmi solo cosa vuoi. Che tu combatta. I banditi come te sono facili. Tu cosa? Cosa diavolo sei? Desidero una sfida. Non siamo molto socievoli. Siamo degli assassini professionisti, ovviamente. Strammerlock. Salve. Ovviamente avevo bloccato a metà la quest perché ero dovuto scappare, scusate ancora. Allora, hai scoperto le stazioni di spostamento rapido, ok. Possiamo usare queste stazioni di spostamento rapido per tornare in quella di prima a casa di Claptrap. Che non ci frega niente. Ok. Quest, allora, c'è posto per una specie bipede letale di fine dalle scimmie. Ok. In pratica, finendo questa missione, le ricompense che appaiono qua sotto sono i dollari, un'arma, in questo caso ci danno un mitragliatore pesante, e vabbè, l'esperienza, e ce la prendiamo. Ora provo a andare solo più una missione alla volta, ok. Con tab ovviamente si accede a tutto il dispositivo generale. Ah, devo andare sul tab, perfetto. E qua ci sono le missioni, che sono divise in primarie, che sono quelle col simbolo del cacciatore della cripta, e... scusate ragazzi che c'avevo il cellulare. E queste che sono quelle secondarie. Non posso? No, devo per forza seguire questa. Va bene, ok. Non vedo perché quei selvaggi bulli monca debbano. Questi invece sono cose che in pratica vi fanno interagire con le missioni. Se non ci sono Hammerlock o Claptrap, in questo caso, che non ve le danno. Esatto, lo sta riparando adesso perché non funziona. Ah, fai pulizia a Berg, adesso ad esempio la diamo a lui, che erano in difficoltà dura, perché noi siamo di livello 2, se è di livello superiore ci dice che è più difficile, perché faremo meno danni e riceveremo di più. E di ricompensa abbiamo un bello scudo, che però si potrà usare appunto da livello 3. Quindi ciccia. Ah, siamo a livello 3. Buono. E infatti ci ha già equipaggiato in automatico lo scudo, vedete? Eccolo qui. Allora. Andiamo. No, no, miglior terapia di sempre la facciamo. È l'ultima missione che faremo, perché... prima dobbiamo potenziarci, quindi dobbiamo appunto fare questa missione secondaria. È semplice, dobbiamo ripulire la zona dei cimiteri di Liasburg
con... scusate, con... Com'è che ci si china più? Ok. Dovrò comprare un gamepad. Perché giocare a Borderlands col mouse è veramente... Mamma mia, come ho dovuto abbassare la qualità. Ragazzi, fa quasi pena. Ok. Ok, ancora un colpo. Perfetto. Sì, la qualità fa schifo. Fa schifo. Me ne rendo conto anch'io, ragazzi. Non... Ok. Eppure... Mi sembrava che l'altra volta avessimo avuto una qualità migliore. Il computer è sempre quello, eh. Ok. Allora, non ho due granate. No, perfetto. Ho solo il mio fido revolver. Questa missione, diciamo, è la prima in cui troviamo... Diciamo, si trovano quasi sempre difficoltà. Perché sono duri questi bullimong da buttare giù. E noi appunto non abbiamo armi spaziali, incredibili. Possiamo giusto fare ciò. Sparare con il nostro fido revolver alla testa, perché alla fine se mirate prende la testa. Tutti questi critici sono la testa, eh. La testa o tipo le articolazioni, perché anche le articolazioni dei bullimong sono parti sensibili. Meno rispetto alla testa, cioè farete meno danni. Però comunque è sempre meglio di nulla. Ok, questo cos'è? Uno scudo. Strano però, il bullimong di norma è infatti il bullimong attaccato a corpo a corpo. Quelli che tirano le palle di neve sono tipo bullimong lanciatori, si chiamavano, mi sembra. Quindi bullimong di neve è strano. Grazie. Sarebbe grandioso se ci fosse qualcuno ancora vivo a Liarsburg per celebrare la vittoria, ma comunque ben fatto. Sì, grazie, grazie Hammerlock. Allora, qui mi ricordo che si potevano provare delle granate, se no? Forse no. Profaniamo le tombe? Non si può? Mi ricordavo se potesse. Vabbè, niente. Errore mio. Comunque ci riprendiamo un po' di vita e un po' di munizioni. Adesso andiamo dalla seconda. Dal secondo cimitero, che è qua sotto. E facciamo pulizia anche lì e poi andiamo a dare la missione a Sir Hammerlock. Bam, bam, due colpi. Adesso escono i monghetti. Ecco, no, forse questa parte qua è più semplice perché non ci sono bullimong adulti. Se ce n'è uno solo. Però per ora sono solo monghetti. Infatti mi ricordo che la facevo sempre per prima di questa parte. C'era un motivo logico perché la facevo sempre per prima. Ah, ok. Sì, infatti sono cuccioli questi, come notate. Non sono monghetti, ma sono comunque bullimong cuccioli. Vanno giù che un attimo. Se vi state chiedendo perché non ho il cuffiame, c'è un semplicissimo motivo. Quello che ero convinto fosse l'audio del microfono della cuffia era in realtà il microfono dell'audio interno della webcam, diciamo, del mio PC. Per quello faceva schifo. Sentivo che faceva un po' cagare. Però, nel senso, io ero convinto, ho detto no, vabbè. Quindi sono tornato alle mie vecchie cuffiette col microfonino piccolo, e che funziona meglio e soprattutto non mi richiede un lavoro di montaggio per fare il sync, visto che non potevo registrare con Camtasia perché non mi riconosceva la cuffia, non me la riconosceva perché non esisteva, anche ragione, e quindi dovevo lavorare fuori sync e cercare di mettere le cose insieme, cioè mi richiedeva più tempo e faceva schifo, quindi... Ok. Vediamo un po', diamo una scorta, cosa abbiamo trovato? Un po' di robina, scudo migliore del nostro? No, il nostro quanto fa? Il nostro 106, però si ricarica molto più velocemente e il ritardo ricarica in pratica è quando lo scudo si scarica, ci sono 8 secondi prima che si ricarichi, 4 secondi è tantissimo. Preferisco uno scudo scarso, ma con una ricarica più veloce. Ok. E poi di armi, vabbè, continuiamo a fare abbastanza cagare. Speriamo che ci dia un'arma buona, anche se i mitragliatori pesanti... Non sono mai stato un fan dei mitragliatori pesanti, e questo mi sembra faccia schifo, tra l'altro, perché è sempre simile. È possibile la dipartita no. Del Capitan Flint? No. È piuttosto stronzo, davvero. Ragazzi, questo può essere buono. Se vuoi sopravvivere due missioni, un po' qua fuori, ti servirà uno scudo migliore. Sì, lo so. Ti suggerisco umilmente di fare visita al vecchio rifugio dei... Ah, ok. So dov'è, tanto ci... Se usciamo ci comincia a parlare con... Se hai i soldi... Ok, qui potremmo comprare... cominciare a vendere i nostri equipaggiamenti. Quindi via. Tiriamo il mitragliatore perché mi sembra sia buono.
Qua ci sono degli scudi che non comprerò probabilmente. Anche se questo è abbastanza carino. Ci vedremo presto, di semplicemente sicuro. Per il fatto che la missione che andiamo a fare adesso ci richiederà di comprare uno scudo. Lo so già, quindi nel senso, ve lo posso anche spiegare. Ci richiederà di comprare uno scudo e... vediamo un po' com'è. È il tipo di mitragliatore pesante che non mi dispiace. Ce ne sono alcuni tipi che fanno veramente angoscia. Questo diciamo che non è tra i peggiori, però... Mitragliatori pesanti io ne tendo a usarne poco. Uso più le pistole a mitraglietta, che dobbiamo ancora trovare. Stavo dicendo? Ah sì, la missione ci richiede di andare a prendere degli scudi. Quindi, e ci dà come... sì, vabbè, la mappa... Vabbè. E ci dà come ricompensa uno scudo. E quindi è inutile comprare uno adesso. Lo devo comprare tra poco. Allora, vediamo se la qualità terrificante a cui sto giocando. Ok, permette comunque la visione da lontano. Pam! Ah, da là non vi colpiranno quasi mai. Lo dico così, per esperienza. Perché diciamo che lavoro spesso col cecchino. Quindi vi so dire se vi dire se. Cioè, è la classe che gioco meglio tecnicamente. Ah, devo tenere premuto C per sarchinato. Mamma mia, che scomodo. Infatti, avevo visto che c'era un psycho nano che stava arrivando. Ok, ottimo. Il mitragliatore funziona esattamente come piace a me. Ok, Gateway Harbor. Aspetta un attimino. Un attimino di pazienza, ragazzi. Arrivo. No, la team non la voglio. Ok. Controllavo più che altro l'ora per capire quando spegnere, quando ricominciare. Ok. Allora, io ne ho uccisi due. Mi ricordo che ce ne sono estremamente di più qua in mezzo. Però, per adesso, stiamo... Ok, infatti, sono arrivati gli altri. Le sfide, appunto... cioè, questa sfida, ad esempio, ci richiedeva di aprire un tot di portieri, vasi, cilindri, roba. Contenitori in generale. E ci ha dato un livello duro in ricompensa. Ok, ha una ricarica estremamente infima questa mitragliatore, eh? Per questo amo le... Ok, lotta per la vita. Ci hanno, diciamo, semi-ucciso. E se non riesco a far fuori sto qui... Io muoio. Ok. Uccidendolo otteniamo praticamente tutto lo scudo e un piccolo quantitativo di vita. Se riusciamo a uccidere entro il tempo, se no moriremo del tutto. Ovviamente più volte andiamo in modalità lotta per la vita, meno tempo abbiamo per uccidere un avversario. Addirittura arrivando proprio morendo tipo 5 o anche 4 volte di fila e non avremo proprio tempo. Cioè cadremo, apparirà lotta per la vita e si azzererà all'istante. Ok. Dimenticavo, la scatola dei fusibili del rifugio ha smesso di funzionare dopo che Claptrap ha cercato di integrarci, sì. Integrarci, sì, ragazzi. Vabbè. Ignora cosa ha detto sulla scatola fusibili. Sì, tranquillo. Ok, allora. Quello esplosivo? No. Mi ha visto? Da là? Ah no, non ha visto. Mazza, non l'ho ucciso? Ah no, no, sì, l'ho ucciso. Sei con Ano! Pam! Della testa! Successo di crit. Ok. Avendo fucile da cecchino, potendo lavorare da lontano e avendo poca vita, lavorare da distanza a colpi critici, diciamo che non è male, eh. E hop! Livello 4! Livello 4 vuol dire che ancora un livello sblocchiamo l'abilità. E dopo che sblocchiamo l'abilità, diciamo che comincia a guardarla. Ok. Mazza! Anche con lo scudo! Gli abbiamo tolto tutto lo scudo alla vita. Sì che è un headshot, ma mazza boy. Ok. Inginocchiandovi diminuite il movimento del fucile. Quindi potete sparare colpi molto più precisi. Questo qua mi sembrava vivo. Perché guardatelo, si è accasciato. Ok. Qua c'era un barile che non avevo visto, ma ci avrei sparato. Questo qua è un barile corrosivo, ragazzi. Se ci sparate, sparato. E lascerà soltanto corrosive. Vabbè, esplosa anche questa tanica adesso, ma... appunto. Mi sono preso la corrosione in faccia, sono un idiota. Vabbè. Speriamo di non morirci, perché se ci muoio sono fottuto. Sto finendo? È finita. Wow! Ci sono andato vicino tanto così. Allora, trova il fusibile. La scatola fusibile... Il fusibile là dietro. Lo vedete? È quello.
Adesso, Claptrap ci continuerà a dire: passaci, non subirei danni, se corri veloce. Cagate, dovete sparare qui. A posto. Sparate lì e siete tranquilli. Ok. Adesso, non l'avevo visto, perché non ve l'ho fatta vedere, ma... Hammerlock ha dato la missione di uccidere dei Bullimong, ma di finirli con un attacco corpo a corpo per prendergli la pelliccia. Eccola qua, vedete? Prendendo 5 campioni di pelliccia potremo portarli o a Claptrap o ad Hammerlock. Ecco, vedete, ce lo dice. Allora, se la portiamo ad Hammerlock ci darà un fucile a cecchino, se no Claptrap ci darà un fucile a pompa. In questo caso sceglieremo di darlo ad Hammerlock, ovviamente, direi. Infatti si farà una cresta, Claptrap, se gliela portate. Se la porti a me, ti darò uno dei miei migliori fucili da cecchino. E in effetti, di solito sono buoni. Claptrap infatti farà una cresta con la pelliccia del Bullimong. Come ha detto lui, farà qualcosa di stupido, una cresta. Ok. Mm-hmm. Questi sono stanze del loot praticamente. Allora, questo scudo è migliore del nostro in tutto. Tenendo premuto E, lo equipaggiamo direttamente. Invece di raccogliere solo, raccogli equipaggi all'istante. Allora, no, 2 secondi in più di ricarica non lo voglio. Un sacco di secondi in più di ricarica. Raccogliete sempre tutto, ragazzi, ovviamente, perché così... Là ci sono altri Bullimong. Adulti, livello 6. Meglio che ci torniamo dopo, ragazzi. Qui ce la potrei anche fare, però rischiamo di o morirci o andare in lotta per la vita tante di quelle volte che, cioè, diventa noioso poi. Allora. Op. Di qui c'è una scala? No. Quindi devo fare la strada lunga per forza. Che palle. Io spero vivamente che nel... Una volta, diciamo, finito il video, caricato, si veda abbastanza bene, perché io non lo vedo male il gioco, però ho paura che appunto laggi un goccino. Ok, una granata l'ho trovata. Eccoci qui. Saliamo, qui ci sarà un negozio di scudi. Primi GP tirare una granata, sì, lo so, immaginavo più che altro. Devo comprarmi un pad, ragazzi, perché giocare con la tastiera è veramente da spararsi. Cioè, specie l'attacco corpo a corpo, che sarà fondamentale per il cecchino, che è V. La cosa più comoda del mondo, quindi. Vabbè. Allora, negozio. Devo acquistare uno scudo. La missione è questa. Quindi cerchiamo di prenderne o uno meglio del nostro. Confrontalo. Ok, il nostro. Questo qui è il nostro. Ha 7 in più di carica, ma ci mette un goccino di più a caricarsi. Vabbè, prendiamolo. Tanto dobbiamo comprarne per forza uno. Quello non ci... Di quello non possiamo scamparne. Già che ci siamo, possiamo prendere quello. Va bene. Ben fatto. Ok. Ora, se tornassi a Liersburg, se torniamo a Liersburg, ce ne daranno un altro. Cioè, vabbè. Proprio abbuffata di scudi. Questo. E questa qui, se non sbaglio, esattamente, la Despair Assassin. È un'arma della Vladov. 21 colpi del caricatore da una pistola. Se non sbaglio, questa qui dovrebbe essere una mitragliatrice. Una pistola mitragliatrice, non è un SMG. Infatti, si riconosce anche dal tipo, guardate. Sembra una cagata, ma è il tipo di armi che io preferisco. Cioè, il tipo di armi automatiche che preferisco. Perché? Sono veloce da caricare, avete visto? È un attimo. E sparano dei colpi a una frequenza allucinante. Addirittura ci sono certe armi che sparavano 2 o 3 proiettili insieme. Quelle che vedete fianco stretto per 2, anche gli shotgun. Sono tipo 13 per 12. Vuol dire che ogni pallettone dello shotgun toglie 13 e ne spara 12. Quindi il massimo danno lo fate da vicino, perché tutti i pallettoni colpiscono, ovviamente. Allora, ci diamo quelli. Perché sì. Boom! Ah, non è morto. Ok, quello aveva un... Infatti ho ucciso questi non perché sono sadico, perché sapevo che uno di questi avrebbe avuto, diciamo, una ricompensa. Cioè, avrebbe avuto un'informazione per una missione secondaria addosso. Ok. Psycho. Ok. È ancora un po' rudimentale questa mitraglietta, però vedete che sta molto lontano ed abbastanza precisa. E ha rate di fuoco un goccino basso per i miei gusti. Non è molto veloce, però all'uso.
Ah, faccio vedere granate, non so se le ho già usate. Hop. Che cazzo di granate ho, scusate, no? Perché? Io pensavo di avere una granata normale, cos'è? Il danno si basa sul livello del giocatore. Ah, ok. La granata particolare della Special Edition. Casino, ragazzi. Cosa c'è su Elena Pierce? Dovremmo trovare degli audio log di Elena Pierce, che è un personaggio di Borderlands 1. Che sono tutti intorno. Cioè, sono facili da trovare. Più che altro è una rottura di palle, perché devi salta su un angolo, ascolta tutto l'audio log, perché sennò non sblocchi quello dopo. È un po' una rottura, magari la faccio off screen, perché tanto alla fine è tutta questione di zompettare in giro proprio per l'Iceberg. Non deve neanche uscire e combattere il nemico. Giro e basta. Sì. Era un tenente dei Crimson Rider, lo so. La resistenza anti-Hyperion. Era anche la. Molto sapere cosa le il presidente di New Heaven. O il sindaco, non mi ricordo come si chiamava. Ok, acquista uno scudo. Ah, non ci dà uno scudo di ricompensa. Ci dà una skin. Adesso, Nani, Bullimon, cacciatore della cripta. Ok, questa missione sarà Simbiosi. Sarà la prima missione che ci darà una testa personalizzabile. Ciao, Claptrap. Parlando con Claptrap, cominceremo la missione principale che ci porterà a finire, diciamo, l'area del tutorial. Cosa che non faremo, perché prima dobbiamo finire tutte le missioni secondarie. Adesso, prima di chiudere la puntata, che sarà, non dite se è breve o lunga, però è un gioco che, diciamo, mi occupa tanto spazio, quindi i video cercherò di farli un po' più quick, un po' più veloci. Anche perché è un gioco molto semplice. Cioè, tende a stufare, secondo me, fatto un video molto lungo. Quindi c'è come fare una cosa quick. Questa via, gli scudi, via. Devo stare attento a non vendere la skin, perché la skin, diciamo, è unica. Vendo anche il mitragliatore, perfetto. Adesso, skin, personalizzazione, costume assassino, perfetto. E adesso, prima di concludere l'episodio, vi faccio vedere dove si può cambiare skin. Allora, cioè, ovviamente, all'Iceberg. Poi, come cacchio si chiama? A Sanctuary c'è un'altra stazione. Questa è la stazione Quick Change. C'è anche a Sanctuary, ad esempio. Fate così. E potete azzerare tutti i punti abilità. Il fatto che adesso non ci serve a niente perché non abbiamo punti abilità. Possiamo cambiare il nome del personaggio. Che non capisco perché si chiami zero. Ok. E la testa, edizione speciale, dimenticato. Il dimenticato mi sembra che sia una testa che si può sbloccare normalmente nel gioco. Il fatto che questa qua è un'edizione speciale, mi sembra che sia di un colore diverso. Mentre il costume, come potete vedere, sono un sacco di costumi. Pungi come un'ape, questo qua nuovo che ci hanno dato, che non è neanche malaccio. Ma edizione speciale in fiamme, questo mi garba già di più. Ok. L'edizione speciale è quello incluso nella Limited, ovviamente. Hai riprovato un dispositivo, cambio rapido. Ecco una stazione di personalizzazione. Ok. Adesso, torniamo da Gigi qua. Ha salvato, perfetto. Ok, ragazzi. Da Borderlands è tutto. Ditemi se... Adesso tutti mi scrivete nei commenti. No, volevo Dragon Age. No, Borderlands fa schifo. Ok, cambierò. Nel senso, no, non è un problema. Però mi sembrava che piacesse anche Borderlands. Quindi uscirà ogni lunedì, o almeno proverò a far uscire ogni lunedì, tranne il fatto che io dalla settimana prossima, da martedì della settimana prossima a martedì di tra tre settimane, sarò negli Stati Uniti. Quindi saranno due settimane in cui io non ci sarò, proverò a registrare un botto questo weekend e fare uscire qualcosa. Non usciranno certo 5 video alla settimana, perché non ho proprio il tempo fisico per registrarli per un periodo d'assenza così lungo. Quindi uscirà meno roba, ragazzi, mi spiace. Alla prossima, ragazzi. Ciao!